Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando nella nostra città immaginaria. Questa sera abbiamo ospite con noi Mauro Ferrari, professore, poeta, anglista, critico e direttore editoriale di Punta Capo Editrice. Buonasera. Mauro, la prima domanda che vorrei farti: come si vive la dualità di essere poeta e anche direttore editoriale di una casa editrice che ha al suo attivo tantissimi autori, soprattutto poeti? E si vive come un'opportunità di confronto e di crescita perché eh, l'incontro con tanti poeti, ma anche con narratori, con critici, la possibilità di lavorare con loro, di, di far crescere la poesia in Italia, insomma, è importante anche in quan, quanto poeta perché impari. Impari da, da, da quello che ti fanno leggere, impari dal confronto continuo con, con questi, oltre che con altri autori ovviamente. C'è qualcuno che dice che si rischia però di cambiare il proprio modo di scrivere oppure di farsi influenzare. Tu trovi questa no, una possibilità, no. un rischio? No, assolutamente no. Allora avrebbe meno discorso del, del leggere. Certo. No? Eh, il poeta deve leggere, deve confrontarsi, deve litigare secondo me sulla poesia. Eh, sulla poesia nel concreto, non sulla poesia in astratto eh, non esiste. Esiste l'intuizione, sì. esiste la propria vena poetica che deve essere robustita dal confronto. Certo. Assolutamente. Certo. Il tuo penultimo libro di poesia si intitola Vedere al buio 2017 e segue, forse riprende la tua precedente pubblicazione poetica che era Il bene della vista del 2006. Vedere a questo punto mi viene da dire è un po' come poetare? Vedere è come poetare e poetare è come vedere. Sì. Cioè, eh, il mio è un approccio molto, molto concreto, molto materialistico, molto sensistico. Vedere e usare il, il bene della vista, eh, che è un titolo con tanti significati, eh, vuol dire evitare le astrazioni e partire da quello che nel libro definisco un mondo calpestabile cioè quello che noi conosciamo quello che possiamo conoscere del mondo lì si innesta proprio il discorso sulle possibilità di conoscenza che abbiamo eh, come uomini e io credo che la poesia sia una forma di conoscenza al di là di qualunque forma di, di retorica eh? certo, certo mm, senza mistica, ecco non credo minimamente nella mistica della poesia che ha fatto tanto male per esempio c'è cioè, il tuo libro il Libro del Male e del Bene raccoglie poesie dal 90 al 2006. Sì. Hai avuto bisogno di racchiudere tutte queste tue raccolte in un'unica edizione? Sì, per un paio di motivi. Sì. Il primo motivo è che mh, volevo semplicemente, visto che avevamo fondato con Cristina Daglio, mia moglie, eh, questa nuova casa editrice, punto a capo, mi piaceva avere tutta la mia produzione eh, con il marchetto appunto a capo scritto sotto, e credo che sia comprensibile. Però, negli anni mi sono anche reso conto che avevo lavorato tantissimo mh, per gli altri, tantissimo per la casa editrice. Mi avevo fondata una, poi ne ho fondata un'altra, per i poeti, con tanta passione e imparando tantissimo, però trascurando un po' me stesso. A un certo punto avevo perfino ipotizzato di non fare più poeta, di divertirmi a costruire i libri degli altri. E, però secondo me andava perso qualcosa. Allora per ripartire ho detto: beh, cominciamo con fare un'antologia ragionata. Di, della mia produzione precedente, togliendo alcuni testi, mettendo anche un appendice di critica letteraria, ciò che, le cose più importanti che erano state scritte, mm -hmm. e poi di ragionare su, sul libro successivo, che infatti, è arrivato. infatti era quasi pronto. Esatto, e quindi poi arriva a vedere al buio, e tu mi hai detto prima che non sarebbe assistito se non fosse stato preceduto dal libro del bene e mm. del male. Sì. E questo è una certezza. Assolutamente una certezza, sì. sì e sì, poi sì. smetti un attimo di scrivere poesie e ti dedichi ai racconti. Creature del buio e del silenzio. Creature del buio e del silenzio. Ci vuoi mh, magari anticipare qualcosa? Uh, e questo troveremo? è un libro che ormai non è più, non è più recentissimo. Mm. Eh, non so esattamente cosa succede nella mente di un, di un poeta. Io non sono un narratore, soprattutto non solo un narratore, da romanzi. Stranamente, proprio stranamente, in maniera eccezionale, ogni tanto qualche idea, invece di prendere la strada principale della poesia, prende la strada della narrativa della prosa. E, ed è strano perché poi i, i, due per, i due percorsi procedono quasi paralleli perché nel libro di, di racconti ci sono spunti che si ritrovano nella poesia, l'interesse certo. la, per, per l'arte, l'interesse per, per, per la scrittura e alcuni incubi che sono ben presenti nella mia poesia. Il titolo è abbastanza... la copertina certo. mh, è il quadro del, dell'incubo, certo, insomma, certo. The Nightmare. Direi proprio ecco, che così. non abbiamo dubbi. Un libro su proprio Creatura del Buio e del Silenzio, sono i mostri della... I mostri che abbiamo dentro che escono. Certo. Eh, ma veniamo, diciamo, al poemetto eh, che mi ha così tanto appassionata e ti ringrazio anche per eh, avermelo proposto in lettura e che mh, sarà presentato a Milano l'11 di novembre in questo nuovo spazio che tra l'altro è stato fondato da una critica letteraria e poetessa che è Alessandra Paganardi. Sì. Ecco, il titolo è La spira. Ed è uscito a marzo di quest'anno e so che sta ottenendo ottimi, eh, ottime recensioni e l'attenzione dei critici. Eh, per quello che mi riguarda, essendo successiva di una generazione rispetto a te, ehm, nonostante questo, appunto, io mi ci sono ritrovata tantissimo e ho ritrovato molto. Del vissuto che appartiene che, che mi appartiene e che è appartenuto a mio padre in particolare. Cosa è un'utopia? Quella che tu stai cercando di eh, portare avanti con il discorso della spira? O è una speranza che avanza? È proprio vero che la nostra generazione, cioè la mia, non ha più utopie, come invece cerchi di dirci. Le utopie continuano a lavorare nella società nel mondo. Forse io, in classe 1959, anche se è autolesionismo eh, vorrei precisarlo, eh, ho vissuto un'epoca in cui erano più alla superficie, ma stavano finendo. Uh -huh. Io ho frequentato gli anni del liceo e nel momento in cui stavano le utopie si stavano rovesciando in distopie, eh, si parlava di anni di piombo, per intenderci. Quindi l'utopia ha cominciato a essere qualcosa di, di, di negativo, è arrivato il famoso riflusso, la... è arrivata l'eroina, è arrivata um, la spoliticizzazione, la spettacolarizzazione. E, e oggi le utopie secondo me ci sono, come ci sono gli eroi, ma il problema è riconoscerli. Faccio una, proprio una, una citazione sull'inedito. Un L'eroe è la capitana di una nave che forza il blocco per portare in salvo della gente. Poi certo. dietro c'è un discorso politico banale, eh, importante, su cui ognuno prende le proprie posizioni. Però tocca a noi riconoscere gli eroi. E, e questo poetto forse ha a che fare con la fine dell'utopia eh. e con la fine di tante cose, perché c'è un discorso generazionale ma c'è un discorso nazionale. Cioè. Io provengo da Novi Ligure, la città fa varie cose, anche brutte e belle, la città di Coppi, ma è la città del Tassider, dell'Ilva. E la Spira, quella che è in copertina, vista da lontano, un'immagine che ho voluto molto trasformare, è la Spira del Tassider, eh, che 50 anni, 60, 70 anni fa rappresentava il progresso. E oggi rappresenta veramente qualcosa che non è fumo. Insieme agli ideali. Anzi, archeologia la industriale. Ormai la deindustrializzazione, certo. la fine degli ideali, ma della mia generazione. Però, al di là della politicizzazione estrema della, della, mia, eh, della mia vita, mh, gli ideali... Sono, non è bello metterci un colore o metterci. Certo. In, gli ideali hanno a che fare con il sogno di vivere in un mondo migliore, certo. certo. Oggi il terrore è di consegnare alle prossime generazioni un mondo invivibile. certo. Tra l'altro l'ho trovato un vero distillato, perché dobbiamo dire a chi ci sta seguendo che è stato scritto dal 96 al 2018, significa che ci sono in meno di 30 pagine 22 anni della, sì. della tua vita o 22 anni comunque della tua sì. riflessione e quindi in questo senso va trattato con estremo rispetto e ho sentito eh, una specie di passaggio di testimone e eh, quindi ti ringrazio di questo. Vorrei, se tu hai voglia, eh, proporti di leggere eh, alcune parti. Non c'è di pioggia che una bava, un alito che il vento sperde a mezza altezza sui vonti che si inumidiscono in penombra. Marivola la pigna e inghiotto un gorgo misterioso nel silenzio che novembre scioglie sotto i passi. In questi brevi giorni, fra due notti, la spira sale dietro al cimitero e azzurra il cielo grigio salendo appena per sfaldarsi in nulla. L'ho ambientato anche cronologicamente con il 2 novembre, dietro al cimitero, perché si vede la spira da casa mia spunta proprio dietro al cimitero. È una riflessione eh, sulla storia e sulla cronaca degli ultimi, degli ultimi decenni. La storia e la vita non danno seconde possibilità, e troppi bivi portano a vicoli ciechi, percorsi in tondo, precipizi. Ma c'era la linea di fuga, la tangenza immaginifica, e avremmo potuto seguirla noi, figli di nessuna guerra o resistenza, nati nelle case fredde degli ultimi inverni leggendari, fra i ruderi mitragliati da battere in fretta con vergogna, e un mondo nuovo da plasmare, vivente dai sogni. Forse non c'era spazio per fughe dalla pazza folla e l'incivile civiltà che brucia. Ecco. Eh, grazie, è piuttosto meditativo, no? cioè, bisogno sì, è uno dei tanti di, registri. Essendo del... un distella, distillato c'è poi anche bisogno di, di un tempo utile per, per riuscire a introitarlo e anche per rileggerlo, che è quello che, che mi è successo. Ho sentito che ci sono rimandi anche a poeti inglesi o anglosassoni ai quali ti ispiri o ti sei ispirato. Ce n'è qualcuno in particolare che, che vorresti? Sì, beh, io ho iniziato interessandomi di poesia inglese, contemporanea, comunque del Novecento. Studiando, traducendo i grandi modernisti eh, da, da Yeats a Ted Hughes, Charles Tomlinson, Basil Bunting, nomi che sono più o meno noti, insomma, da un Ted Hughes, che è grandissimo, conosciutissimo, al meno noto Charles Tomlinson, anche se ha vissuto in Italia pertanto o a Basil Bunting, che praticamente è sconosciuto. E da loro ho imparato, penso, ho tratto eh, l'idea di, un, di un, costruire un poemetto in maniera musicale, cioè senza sviluppo narrativo. Ti faccio questa domanda flash. Tradurre è tradire? È, è complicatissimo, perché adesso faremo, come, no, come il nostro liceo, faremo un seminario sulla traduzione. Eh, tradurre vuol dire... Mh, Cercare di mettersi un po' i vestiti dell'altro, insomma, perché le due lingue corrispondono spesso, ma spesso no. E spesso una, una grande poesia viene tradotta in prosa, e se la trasformi in poesia, sicuramente ti allontani dal senso, quindi la bellisci, no? È un po' come quando si cercava nel Settecento di abbellire certo. Shakespeare. È una sfida interpretativa. Esatto, esatto. E tradisci sempre un po'. Per Trad forza. Si tradisce sempre un po'. Noi però non vogliamo tradire i nostri telespettatori, e anzi, se saranno a Milano, perché no, li inviteremo a proseguire il dialogo con Mauro Ferrari per la presentazione della Spira, che ricordiamo è l'11 di novembre a Casa Paganardi, nel a suo salotto letterario. Allora, grazie, grazie e buona serata. Grazie. grazie, grazie buona serata. Grazie a te.